Fred. This is Natasha Signanovic for Fred Film Radio. Fred Film Radio, z vami sam Bor Pleteršek. Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi. Essa Fred Film Radio, ja che Mariani Morissao, do Festival di Berlino. Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è au Festival de Venise. Fred, the festival experience in 23 languages. Buongiorno, eccoci qua anche questo martedì 14 giugno. Ormai le settimane volano, fra dopodomani praticamente è agosto e noi come sempre siamo qui per hai detto 14 giugno, quella è la sensazione. Ho detto giugno? Ho detto giugno, sì, invece detto di luglio. Giugno. Sono un po' fuori, un po' rinco, diciamolo. Buongiorno di nuovo allora. Siamo martedì 14 luglio. La presa della Bastiglia. Infatti, la presa della Bastiglia, brava. E noi siamo qui per il nostro appuntamento del mattino, come sempre con me c'è Chiara Nicoletti e come ogni giorno facciamo gli auguri a qualcuno dei personaggi del mondo del cinema che compiono gli anni oggi o che avrebbero compiuto gli anni oggi. Per esempio un grande attore, secondo me straordinario, che avrebbe compiuto gli anni oggi, che purtroppo non c'è più da un po' di anni, adesso non ricordo esattamente quando, ma credo sia mancato nel 2017, è Harry Dean Stanton, che ha fatto dei film bellissimi e che secondo me non è mai stato valutato in maniera adeguata, avrebbe dovuto essere riconosciuto di più per le cose che ha fatto. Io non so, me lo ricordo in Paris, Texas, per esempio, di Wim Wenders, oppure in Inland Empire, The Green Mile, tantissimi film. E tra l'altro pensa che Harry Dean Stanton, non so se lo sai Chiara, ma Deborah Harry aveva dedicato una canzone che si chiamava I Want That Man e che diceva che appunto, adesso non mi ricordo bene le parole, però iniziava dicendo che I want to spend tipo the night o quello che era with Harry Dean, che era lui appunto, Harry Dean Stanton. Devo dire due cose su di lui molto carine. Una è una, a proposito dei coming of age, che tanto amo. Lui era il papà di Molly Ringwald in Bella in Rosa, Pretty in Pink. Ah, non mi ricordavo. Un baluardo del coming of age, del teen movie, scritto da John Hughes ma diretto da Howard Deutsch, se mai si dice così, o Dush. E poi però devo dire che nonostante non gli sia stato riconosciuto veramente il suo valore, siamo stati fortunati a vederlo nella sua ultima interpretazione nel film Lucky, diretto dall'attore John Carroll Lynch, che avevamo intervistato a Locarno, ed era un film a testamento, perché era di un uomo che aveva paura di stare per morire e faceva un percorso strano, spirituale in quello che era appunto il prepararsi a quello che sarebbe stato il dopo vita, molto, molto particolare, un po' un cowboy nell'entroterra degli Stati Uniti. Ecco, se non l'avete visto, recuperatelo, perché è un bel modo malinconico di ricordare Harry Dean Stanton e la sua grandezza. Ma sai cosa ti dico? Allora noi ci fermiamo subito, ci ascoltiamo proprio la canzone di Deborah Harry dedicata a lui e poi ritorniamo per ricordare gli altri compleanni fra qualche minuto. I Want That Man di Deborah Harry, per ricordare Harry Dean Stanton, che era nato proprio il 14 luglio, come la presa della Bastiglia, insomma qualche anno più tardi. E ricordiamo velocemente anche gli altri personaggi che compiono gli anni oggi. Intanto ne ricordiamo uno, che un altro che non è più con noi, ma insomma nel quale non direi neanche tanto, perché altrimenti dovremmo spendere almeno tutta la puntata, ovvero Ingmar Bergman, di cui insomma del cinema di Ingmar Bergman insomma bisognerebbe parlare talmente tanto che eviterei. Io direi soltanto che mi ha colpito che ha avuto ben 5 mogli e 9 figli, per cui insomma una vita intensa non solo dal punto di vista cinematografico ma anche familiare, direi. Mi piace questo sguardo a qualcosa di diverso, che non sia la filmografia infinita e validissima. Oggi però è il compleanno. Scusami, ti ho interrotto, cosa stavi dicendo? No, commentavo sulle le mogli. Sulle mogli, che sono tante, ma insomma una è Liv Ullmann, forse la più famosa, no? Invece oggi è il compleanno dei due fratelli dell'anno, lo vogliamo dire, insomma ne abbiamo parlato talmente tanto in questi giorni, anche da Berlino in poi, perché compiono oggi 32 anni i fratelli d'Innocenzo, 64 che anni piccoli. In due.
i piccoli, insomma, ne abbiamo parlato i anche con Angela l'altro giorno su, anche del fatto che sono i testimonial di Gucci che sono molto attenti all'immagine, insomma, registi del famosissimo film Favolacce, che peraltro è disponibile di nuovo su varie piattaforme, tra cui Netflix. Come si chiamava il primo film dei Fratelli d'Innocenzo, che adesso mi sfugge? La Terra dell'Abbastanza. La Terra dell'Abbastanza, anche bellissimo. E poi è il compleanno di un'altra, insomma, una giovane attrice e autrice che è anche lei un po' la donna dell'anno o comunque degli ultimi anni, no? Autrice. Sì, lasciare mio marito e cambierei decisamente orientamento sessuale. Ah, davvero? Addirittura. Sì, mi piace tantissimo. Comunque parliamo di Phoebe Waller-Bridge che è l'attrice e autrice di Fleabag, di quella serie veramente che ti ha un'adrenalina incredibile, che è Killing Eve, e adesso vedremo anche un'altra delle sue opere, perché sappiamo che è nel team che ha scritto il nuovo film di James Bond che si chiama appunto No Time to Die, perché anche lì è intervenuta, eh? E per esempio si ogni dice ogni tanto ritorna il film di James Bond, cioè stiamo creando un ogni tanto ritorna, esatto, anche da mesi ormai, perché doveva uscire a marzo, uscirà forse a novembre. Sembra, e comunque in No Time to Die, se ne abbiamo già parlato in passato, per la prima volta scopriamo che James Bond ha una figlia e una compagna, insomma, che sembra stabile, che è una rivoluzione per quanto riguarda James Bond, e pare che questo sia uno degli elementi che sono stati aggiunti proprio da Phoebe Waller-Bridge. Non lo so se poi sia vero o meno. Comunque Phoebe Waller-Bridge è del 1985, quindi quanti anni ha? 35. Direi che per avere 35 anni ne ha fatte già di cose, di insomma, un po' di successo l'ha avuto, vero? L'età a cui ho scelto di fermarmi. Va bene, il primo disco di oggi in questo appuntamento, anzi secondo disco, cosa dico, di oggi in questo appuntamento di The Soup of the Day. Ritorniamo fra poco per parlare ancora una volta di cinema e di festival. Il 10 luglio è uscito su Netflix The Old Guard, un film, come si potrebbe definire, cinecomic, chi lo sa, con Charlize Theron e Luca Marinelli nel cast internazionale. Lo ha visto ancor prima di me, noi a Fred Film Radio, Sonia Serafini, che ho quindi invitato qui a The Soup of the Day. Ciao Sonia. Ma ciao Chiara Nicoletti, grazie. Se non ve la ricordate, perché è già stata ospite di Fred, Sonia è una collega giornalista, lavora per molte testate ed in più è una delle fondatrici del collettivo The Giornalista. Abbiamo da una settimana ospitato anche Valentina Riete e Eva Carducci, quindi ci mancava Sonia, ce ne mancano altre due, ma intanto vedi, stiamo guadagnando terreno. Allora, non so se ho detto bene, forse no, non un cinecomic, ma tratto comunque, siamo in quelle atmosfere lì. Ma sì, anche perché è tratto da un fumetto, quindi insomma ci siamo, come identificativo un mezzo cinecomic. Oltretutto la Theron è una super badass in questo film, molto più di un supereroe, perché come la mena lei, diciamo, nessun altro nel cinema. Beh, se tu ci pensi, dopo Atomica Bionda, dopo Mad Max, lei si sta specializzando in questo tipo di film, un pochino, cioè nei film action in cui è una donna molto forte che non deve chiedere mai e che te le suona di dovere. In The Old Guard diciamo che è molto poco credibile il fatto che lei abbia più di 500 anni, ecco, questa è la cosa soltanto che... Avercele, sì, perché questi sono un gruppo di mercenari immortali, quindi anche sì. Luca Marinelli, sì. Che fanno? Combattono, cioè sono una sorta di supereroi? Spiegaci un attimo. Combattono le ingiustizie del mondo, diciamola così. Loro sono un gruppo che in realtà è un po' una famiglia, è molto bella come rappresentazione, soprattutto il fatto che ognuno di loro viene da una parte differente del mondo, perché c'è Luca Marinelli appunto che è italiano, c'è Kiki Lane che è l'ultima arrivata del gruppo, che è un soldato. E anche questo, insomma, le soldatesse donne, la questione americana della guerra, come vengono viste un pochino le donne all'interno del sistema militare. Poi c'è Matthias Schoenaerts, dal cognome impronunciabile, sì. Io mi diverto tantissimo a prendere in giro quest'uomo per il suo cognome, che fa appunto questo
leggendario uomo delle crociate che poi entra a far gruppo anche lui da millenni, secoli, entra a far parte di questo gruppo di mercenari dall'animo nobile, Luca Marinelli, e poi c'è Marwin Kenzari, che abbiamo visto ultimamente in Aladdin come Jafar. Okay, ora c'è un mega spoiler che non si può fare, però diciamo che il personaggio di Luca Marinelli, anche se il film è già uscito, quindi gran parte della gente l'ha già visto, ha un personaggio molto molto bello. E infatti io ho un pochino, diciamo, rosicato, che è proprio un termine tecnico giornalistico, perché Marinelli si è rifiutato di fare le interviste. Ecco, infatti, perché una delle ragioni per cui ti ho chiamato è anche che sei stata tra le fortunate a poterli intervistare, tranne Luca Marinelli. Quindi che ci vuoi raccontare? Sì. Ma sono tutti super carini, devo dire la verità. Davanti a Charlize Theron tu puoi anche essere stata una settimana in una spa, esserti fatta i capelli, il trucco dal truccatore professionista, però purtroppo anche davanti a qualsiasi tipo di preparazione davanti alla Theron tu ti risulti comunque un panno appena lavato, capisci? Uno straccetto proprio di quelli usati per spolverare. Il bello è che lei mi ha anche detto: scusa, ma oggi fa un caldo, non mi sento al top. Io così, vabbè. Ok. Dai, va bene. Lei l'ho trovata, io non l'avevo mai intervistata, e l'ho trovata un pochino super professionale, praticamente come le fai una domanda, scatta il registratore, cioè sa quello che ti deve dire, sa benissimo la sua parte, sì. Quindi il suo lavoro lo sa fare, tu porti a casa il risultato, però è fortissima. Non hai più di quello, ok? Non è di quelli che si prestano a darti quel tocco in più che rende se l'intervista una bella intervista ma non memorabile, magari perché è non si dà. È algida, sì, è algida da morire. Io poi le ho fatto anche una domanda su Marinelli, giustamente lui non ha fatto il junket, quindi a tutti loro ho chiesto qualcosa sull'italiano, certo. E lei lì si è un po' sciolta, ha detto che lei ha vissuto in Italia quando era molto giovane, che parlava fluentemente italiano, poi l'ha un po' dimenticato. Io non mi sono permessa di farle domande, di contrabbattere al suo grazie, perché ho detto: ma sì, sei veramente fluente, fluente Charlize, devo dire che ti è rimasto proprio l'italiano, almeno ha un difetto, dai. Però non è di sicuro una donna empatica, probabilmente, oppure non so, sai, magari anche lei ha le giornate storte, però molto professionale, molto marketing di se stessa, sa dire anche delle cose molto belle, perché le ho chiesto di questo personaggio, del fatto che comunque sia già dieci anni fa vedere una donna a capo di un gruppo di uomini era un po' impensabile. Lei si è lanciata in una filippica giusta e bellissima sul ruolo della donna Hollywood, e come lei porti avanti poi questi personaggi che sono un po' insoliti, quindi ci sta. E infatti, però, questo ci piace, si collega anche al discorso fatto con le tue colleghe di giornaliste sulle donne, il ruolo delle donne, i personaggi femminili nei cinecomics o comunque nei blockbuster, no? Che sono un discorso sicuramente a parte, quindi in questo caso a me ha fatto piacere vederla sempre impeccabile lì. Poi ecco, un discorso molto più ampio, come forse avrai ascoltato dalle tue care colleghe. Sì, è più ampio, però giustamente lei è anche produttrice di The Old Guard, quindi sicuramente cambia il ruolo, ha detto che cambia il ruolo, stai molto più attenta a tante cose quando produci un film e lo interpreti, e il tuo ego da attrice viene un pochino meno, perché giustamente tendi a controllare, ma soprattutto aver cura anche del benessere altrui sul set. Però di sicuro, se non c'è un'attrice che si impegna per fare determinati ruoli e per portare avanti un'idea diversa di quello che sono le donne oggi, che fa magari anche produzione, non ci si sbloccherà mai la cosa, visto che qui è stata scelta anche una regista donna molto in gamba, che si è cimentata con l'action. È una bella cosa, le cose stanno cambiando, ma il trend è proprio una richiesta di pubblico, secondo me, che sta cambiando. Lei, la regista, si chiama Gina Prince Bythewood. Ci ascoltiamo una canzone, Sony, e torniamo fra pochissimo, perché ho un'ultima cosa da chiederti su The Old Guard. Ad Supo The Day stiamo parlando con Sonia Serafini, giornalista, collega e membro del collettivo The Giornalista. Stiamo parlando di Old Guard, che è uscito su Netflix il 10 luglio e che ha tra i protagonisti, oltre alla splendida Charlize, anche il nostro Luca Marinelli.
Sonia cara, ma la mia domanda è: i pregi e i difetti, brevemente, di Diodgard? Cioè, perché dobbiamo vederlo e perché ci potrebbe piacere meno di quel che ci aspettiamo? Secondo me piacerà più di quello che ci aspettiamo, perché è un film che parte un pochino lento, se si può usare lento descrivendo un film, e poi la storia ti cattura, si entra un po' nella divisione tra il bene e il male, è molto molto moderno, affronta delle problematiche anche politiche, i personaggi sono tutti molto approfonditi, molto carini, interpretati bene, e soprattutto c'è una bella alchimia fra tutti loro che formano questa famiglia atipica, e secondo me è un film molto piacevole, molto simpatico. Non so cosa ne penseranno i fan del fumetto, però ci sta, è molto carino, secondo me piacerà più del dovuto. Io, da quello che ho capito, forse i fan del fumetto sono quelli che sono, a giudicare dalle prime recensioni, quelli magari meno soddisfatti. Per noi che siamo un po' più, come dire, un ibrido tra l'approfondimento al fumetto e non, ci accontentiamo tra virgolette di più, e quindi probabilmente, come dici tu, è un film godibile per un ampio pubblico su Netflix. Per un ampio pubblico, perché sicuramente anche agli uomini piacerà, perché è un action, è proprio un puro action movie. Quasi ti dimentichi che ci sono anche delle donne a picchiare gli uomini. Non è, diciamo che non è assurdo, ma è molto veritiero, ecco, da questo punto di vista è molto molto ben fatto, diciamo che la parte action è veramente studiata a dovere. E un'ultima informazione su Sonia di solito è compatriota d'adozione del nostro Federico Spoletti, perché a Londra, però sei tornata, sei a Roma, vero? Quindi ci vedremo presto? Questo, guarda, ci puoi scommettere, cara Nicoletti, che ci vediamo presto. E magari tornerai anche ad Support Day. Grazie Sonia Serafini e guardate Diodgard su Netflix. Grazie a voi, un bacione. Ieri, se ricordo bene, era ieri o era ieri l'altro? No, ieri, perché siamo martedì, quindi era lunedì, abbiamo parlato di Cameron Crowe, perché era il suo compleanno, e anche abbiamo parlato, ricordato Almost Famous, Quasi Famosi, uno dei film che hanno così segnato il futuro, la carriera cinematografica della Nicoletti, oltre che di Cameron Crowe, sì, e di Billy Crudup, e anche probabilmente di Penny Lane, appunto, come si chiamava lei, che adesso mi sfugge il titolo, il nome dell'attrice, Kate Hudson, figlia di, se volessimo fare la solita parentesi, figlia di Goldion, esatto. E credo, se leggo bene la scaletta, che Cameron Crowe ritorni anche nella rubrica che stiamo per iniziare adesso, che è Fred, sembra ubriaco già alle 10 del mattino, è Fred Cameron Age, Coming of Age, capito cosa mi fai? Il bello della diretta, esatto. Lapsus coming of age-iano. Ecco, allora, quando si parla di coming of age è necessario avere qui la Nicoletti, vai. Eh sì, devo dire che questo già, mi è bastato il compleanno di Cameron Crowe per trovare la scusa per parlarvene, ma era già ovviamente nei fondamenti del Teen Movie. Parliamo del primo film di Cameron Crowe, che in italiano hanno tradotto con Non per soldi ma per amore, lo amiamo comunque nonostante il titolo. In inglese si chiamava Say Anything e vedeva come protagonisti Hyoni, credo si dica, Sky e John Cusack. John Cusack che qui interpreta uno studente mediocre che però si trova nel suo cammino a incontrare il suo opposto totalmente, una super studiosa con un padre che l'adora e la benestante, che la riempie di soldi ma che la vorrebbe, ecco, eccellere fuori da quella città, e lui rappresenta, diciamo così, un blocco per far partire questa ragazza per raggiungere, ecco, tutte le sue ambizioni. Non devo raccontarvi altro se non che questo film è stato citato è all'11ª posizione tra i migliori 50 high school movie di sempre. Questo da parte che tu conoscerai probabilmente tutti a memoria.
Può essere, devo controllarla, devo vedere se sono d'accordo. E c'è, dobbiamo prendere, scusami, questa lista e spuntarli, perché sicuramente tu riconosci, secondo me. Io sono d'accordo. O se te ne manca qualcuno, devi assolutamente rimediare al più presto. Assolutamente. E c'è una scena in particolare che viene citata costantemente nei film americani ed è, diciamo, fondamento, come dire, ha posto un po' le basi, insieme ai film di John Hughes, di quello che è l'immaginario teen. Forse, Fede, la ricorderai anche tu, e molti la ricorderanno adesso che la nomino, perché è una scena in cui John Cusack sta con lo stereo in alto fuori dalla finestra della sua Diane. Sì. E a farle una serenata sulle note di In Your Eyes di Peter Gabriel. Questa scena è stata evocata anche dalla mia amatissima Emma Stone in uno dei film che l'hanno lanciata, anche su un teen movie che si chiamava Easy Girl A, dove lei faceva un po' la quella dalla lettera scarlatta nel suo liceo e faceva una dichiarazione a chi la ascoltava in questo suo diario video, in cui diceva: no, la mia vita non l'ha diretta John Hughes. E in questo trailer immaginario c'era anche, in questo caso sbagliando, il film di Cameron Crowe, e questa scena dove lei dice: non c'è John Hughes per me, non c'è John Cusack per me fuori al balcone con lo stereo che mi canta, che mi fa ascoltare la serenata. Quindi, appunto, questo per dire che anche Cameron Crowe ha contribuito a creare un immaginario del teen movie per eccellenza, quello degli anni Ottanta, perché qui siamo nel 1989, ma che ancora ci portiamo dietro, e con piacere, devo dire. Say Anything, non per soldi ma per amore, se qualcuno avesse voglia di ripescarlo, e se ama come noi i coming of age movies, che insomma, anche se poi, come dice la Nicoletti, a volte tutti i film sono dei coming of age in qualche modo, e vi consigliamo, insomma, di ripescarlo. Continuiamo con la musica nel nostro The Soup of the Day di questa mattina. Per la presa della Bastiglia, che si celebra in Francia, intanto noi celebriamo la nostra annunciatrice Angela Prudenzi, chissà, per festeggiare un po' la Francia questo 14 luglio, che cosa ci consiglierà. Ecco, della Francia ci siamo proprio dimenticati, invece, perché addirittura vi porto proprio oltreoceano. Mi piace, invece, vedi? Nuova incursione nel mondo dei ragazzi, e non solo, perché ogni tanto è giusto anche segnalare dei film che possano far stare tranquilli bambini e anche adolescenti di fronte al televisore. Come sai, straconcordo. Per far ispirare un po' genitori, vero, concordi? Assolutamente. Allora, cosa di meglio che un film offerto da Paramount Network alle 21:10? Trattasi di Rango di Gore Verbinski, film meraviglioso secondo me. Rango è un camaleonte in crisi di identità, deve risolvere un grande problema che ha a che fare con la sua col suo territorio e l'acqua. Non aggiungiamo oltre, perché poi, insomma, se no sveleremo qualcosa. E beh, è un omaggio al grande western, declinato in tutte le salse, si guarda a Clint Eastwood, a Peckinpah, Ford, Leone, e poi il protagonista ricorda un po' anche Johnny Depp, insomma, c'è proprio tutto. E insomma, film divertente, molto divertente. E poi ha anche una valenza molto più profonda, perché ha a che fare con il rispetto dell'ambiente, sulle scelte che si devono fare quando appunto anche le fabbriche e chi insomma occupa terre, territori che sono di altri, dovrebbe sempre rispettare. Te lo ricordi? Sì, è bello. Sì, come no. E guarda, stavo pensando che come i più bei film di animazione sono quelli che hanno una duplice e a volte triplice lettura, quindi godibili per un pubblico giovanissimo che si diverte semplicemente nella storia, e poi dopo mandano un messaggio neanche troppo velato agli adulti. Vero. di tutt'altro tono invece il film italiano che
si può vedere sempre su Cine 34, per non sbagliare, a 1:15 di notte. È l'ultimo film di Bernardo Bertolucci, oh. Io e te. Ah, vedi. Beh, io non posso fare a meno di segnalarlo, ho avuto da sempre un grande amore per Bertolucci, non è per niente scemato, molti hanno storto il naso di fronte a questa sua ultima opera, io invece no, racconta la storia presa da un libro di Ammanniti, peraltro, di un ragazzo, un adolescente che decide di passare le vacanze natalizie da solo, nascosto in una cantina. Improvvisamente arriva a trovarlo una sorella con la quale non ha rapporti però da tanto tempo, per cui tra di loro ci sono attriti, frizioni, anche se il legame di sangue esiste, e piano piano in questa reclusione che sono costretti a vivere insieme si scoprono. Come al solito Bertolucci tira fuori il meglio da attori giovani e acerbi. Thea Falco in questo film è straordinaria, non ha mai più raggiunto queste sì, vette, a riprova infatti del fatto che nelle mani di un maestro come Bertolucci insomma si riesce sempre a tirar fuori l'anima. Lei lo fa, è molto bravo anche Jacopo Olmantinori, insomma, un film che parla della difficoltà di crescere e insomma anche come si chiamano questi film? Il coming of age. Oh, vedi? Lo è, sui generi sembra anche questo. Sì, sì, a me era piaciuto, vedi? Mi trovi, me lo vedrei volentieri, vediamo se riesco a stare sveglia stasera fino a 1:00. Magari, ecco, si apre una finestra tra l'addormentamento della creatura e una nuova fase. Quindi grazie Angela Prudenzi per Rango e Io e Te e di Bertolucci. Piccola pausa e ancora The Soup of the Day. Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento di oggi, grazie a Chiara Nicoletti, ovviamente ad Angela Prudenzi e grazie anche a Sonia Serafini che ci ha parlato di The Old Guard. The Soup of the Day ritorna domani a partire dalle 10. Buona giornata, ciao ciao ciao. Fred. This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival. My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider. Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag. Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska. Fred, the Festival Experience in 23 languages. Fred Film Radio. 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.